mettono già le mani avanti in maniera totalmente scandalosa. Il rischio di perdere le elezioni sta terrorizzando PD e 5 Stelle e per questo, da bravi poltronari quali sono, costruiscono già delle scuse preconfezionate per salvarsi e giustificarsi. La prima, la più semplice, è che queste sono solo delle elezioni locali, eppure dovrebbero sapere che in caso di sconfitta della sinistra quasi tutte le regioni italiane sarebbero amministrate dal centrodestra. Ma per loro tutto ciò non conta nulla. Negli ultimi anni, a parte l'Emilia-Romagna dove abbiamo praticamente sfiorato l'impresa, la Lega ha trionfato ovunque. Anche alle elezioni del 20 e 21 settembre si possono ottenere grandi risultati, anche in considerazione dell'entusiasmo che traspare dalle piazze affollate durante i comizi di Salvini, da nord a sud. Se il centrodestra dovesse ottenere un buon risultato, Conte non potrebbe far finta di nulla. Ma è proprio per questo che in qualche modo si giustificano. È proprio quello che vuole fare. Come avete notato, infatti, il Premier si è eclissato, meno presente sui 3 di giornata, quasi assente nelle dichiarazioni, cerca di nascondersi in tutti i modi per fare ricadere sul PD ogni eventuale responsabilità di sconfitta. Ma il Premier non può non rendersi conto che oramai la maggioranza degli italiani non è con lui. Conte e Casalino continuano con la strategia della trincea, alimentando i pericoli dell'epidemia per rimanere più a lungo sulla loro poltrona. Sono persino arrivati a far immaginare di rinviare il voto a causa Covid pur di evitarlo, pur di non affrontarlo. Il PD invece usa gli strumenti di sempre. Parlano di onda nera se dovessero vincere Salvini e la Meloni. E il presidente dell'Europarlamento Sassoli è arrivato a dire che se la destra dovesse vincere le regionali, insomma, in qualche modo rischia pure l'Unione Europea. Insomma, il voto degli italiani, se non schierato verso sinistra, diventa per loro un pericolo per l'umanità intera, una specie di cataclisma. Per i 5 Stelle, invece, regionali e comunali sono oramai elezioni inutili. Per loro si tratta solo di partecipare mestamente alle elezioni. Rischiano percentuali ridicole ovunque, questa è la verità. La maggioranza è veramente alla frutta e ha paura e la loro paura cresce giorno dopo giorno. D'altronde, governando così male, non dovrebbero sorprendersi se gli italiani vogliono mandarli a casa, vogliono voltare loro le spalle. Questi poltronari tenteranno di resistere fino all'ultimo, grazie anche a sostegno sempre più scandaloso di giornali e TV. Ma gli italiani sono esasperati e lanceranno un bel messaggio attraverso il voto democratico a questi incapaci.